Cani e indossatrici sfilano in passerella. I cani sotto la luce dei riflettori ci si trovano benissimo. Chissà poi perché, forse qualche loro antenato ha avuto già a che fare con il cinema o con il teatro. La manifestazione è stata organizzata nel quadro della 23esima esposizione internazionale canina. Noi qualche cane lo abbiamo invidiato. Una padroncina così vorremmo averla tutti. Bisogna avere molta cura di cani tanto preziosi. A questo per esempio daranno anche lo sciroppino per la tosse. Ma avviciniamo qualche espositore. Signora, di che razza sono i suoi cani? Sono bassetti tedeschi e pelo duro. E quanto costa una famiglia numerosa come questa? Circa 500.000. IGE compresa, vero? Questi sono soltanto conoscenti o sono parenti? Sì, sono rappresentate 4 generazioni. C'è la nonna, la madre, la nipote e la cugina. Un esemplare di questi costa molto? Sì, costa dalle 80 alle 100.000 lire, all'età dello svezzamento e poi a seconda della carriera. Già, seconda se diventa capo divisione, direttore generale. E questo? È un cane dei Pirinei. È molto grosso, mangia parecchio? No, mangio mezzo chilo al giorno. Ah, appena mezzo chilo di carne al giorno. Sì, ma non quella migliore. Meno male. Però almeno finché c'è la congiuntura potrebbe dargli il baccalà invece della carne. E questo tesoruccio di che razza è? Un barboncino di allevamento italiano, l'unico che ha selezionato il colore marrone in Italia, come vuole la legge che l'ha detta la Francia. E non so se lei lo sa, non si possono più sposare barboni di colore marrone con il nero, né i bianchi con il nero, ma solamente marrone con marrone, nero con nero, bianco con bianco. Ai ai, anche i cani adesso cominciano a fare i razzisti.